ragazzi, con la maglia di Arezzi. Di Arezzi, vabbè. Mamma mia, ragazzi, che partito, ma Koulibaly! Cioè, andate da una, volete andare da una parte? Che ti volendo fare i delinquenti? Eh no, c'è Koulibaly, ragazzi, Kalidou Koulibaly! Ma che giocatore sta diventando Koulibaly? Cioè, l'anno scorso ha fatto una stagione veramente deludente, ma con Gattuso, raga, ma si è migliorato davvero, raga. Davvero è migliorato un sacco, ragazzi, un sacco, un sacco, un sacco si è migliorato, raga. Porca miseria, che giocatore Koulibaly! Kalidou KK26. È un partitone, ma soprattutto Lozano. Avete giocato tutti benissimo. Petagna, soprattutto in un'azione che ha difeso il pallone nella meta, nella nostra area di rigore. Veramente un grande partito, veramente una buona partita da parte del numero 37 del Napoli. Veramente sono veramente molto contento di questa vittoria, raga. Purtroppo ricadono sempre alcuni, succedono sempre alcune pecche. Infortunio di Insigne. Ma tra l'altro manca un'ora al compleanno di Maradona, i 60 anni di Maradona. Vi dirò nel prossimo video cosa ne penso di Maradona e di tutta la sua storia e di quello che è successo all'epoca. Insomma, ragazzi, su questo farò il video dei 60 anni di Maradona, ma non sarà un, cioè, sarà un video speciale. E poi comunque potete dire tutte le vostre pareri, cosa ne pensavate di Maradona. Beh, io non c'ero all'epoca, però ho visto alcuni video di Maradona quando giocavo con Napoli, ragazzi, veramente straordinario, uno dei migliori giocatori di sempre, una leggenda del calcio italiano, anche una leggenda del calcio mondiale, insomma. Anche in Argentina è stato riconosciuto. E se, dico che sia molto meglio di Pelé perché, insomma, ragazzi, Pelé non è che sia scarso, per carità. Però soprattutto perché Maradona ha giocato in campionati molto più difficili. E Pelé, se avesse giocato in campionati molto più difficili, qualche, vabbè, e quelli faceva, però a differenza di Maradona, più o meno segnavano gli stessi gol. Se Pelé giocava, purtroppo giocava in Brasile, ragazzi, in Brasile, vabbè, un paese che gli piace tantissimo il calcio per i brasiliani è importantissimo. Sapete per chi si ricorda il 1950, il 1950, il 16 luglio 1950 quando il Brasile perse i mondiali perse i mondiali in casa. Bastava un pareggio e vincere il mondiale, ma invece no. L'Uruguay vinse il mondiale. Dopo sapete come ci rimangono i brasiliani. Ora basta parlare di brasiliani, parliamo della partita, ragazzi. Parliamo della partita, ragazzi. Il Napoli batte la squadra più in forma del campionato spagnolo, la Real Sociedad. Questa partita cosa mi aspettavo, ragazzi? Mi aspettavo di. Non mi aspettavo di vincere, sinceramente, perché abbiamo perso con l'Aiz in casa. Beh, a parte che lì aveva sbagliato Lozano, che oggi Lozano ha fatto rendere una grande partita, la Madonna. E espulsione, volevo anche parlare di un'altra pecca, espulsione di Osimhen. Beh, raga, dico giusto l'espulsione, visto che sarà arrabbiato parecchio. È giusto anche annullare il gol a Osimhen, perché ha toccato due volte Mario Rui, cioè non capisco, non so se sia scivolato o sia, era di sua intenzione, raga. Beh. Parlando dell'infortunio di Insigne, ha giocato abbastanza bene finché la rabbia, l'incazzatura che sbatte la merda, ragazzi, che Insigne è appena tornato e raga, guarda caso c'è un camion dell'ambulanza, ecco, se l'è portato Insigne qui, raga, se l'è portato. Questo sinceramente non è mio, di mio fratello, lui era pure rotto, vaffanculo. Il Napoli adesso 3 punti con la Sociedad, l'Aiz 4-5-0 ha vinto contro l'Illeca, squadra di Pippe. L'Illeca ci abbiamo la prossima partita, la prossima giornata di Europa League, mi pare in trasferta. No, no, sì, in trasferta. Speriamo di fare punti anche là. Beh, insomma. Gattuso ha fatto ottime scelte. Real Sociedad, ragazzi, volevo parlare anche della Società. La Sociedad ha una buona squadra. Nacho Monreal, David Silva, Sagrobel. No, 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 che era? Oddio, come si chiama? Bernatta Ex. Veramente una buona squadra. La Società ci ha fatto
Il mazzo così, ma Ospina si è fatto male 2 volte, raga. Meno gravi rispetto a quello con l'Udinese di Udinese-Napoli dell'anno scorso, dell'altro anno scorso, l'altro campionato scorso, e anche del campionato scorso con Caldara, dove lì entrò Meret. Per poi non parlare di questi infortuni. Però comunque non si è fatto male, non si è fatto proprio niente da Ospina. Ho avuto una gomitata da Alex, non mi ricordo se non è gomitata o un calcio, beh, sulle parti basse dal suo ex amico Nacho Monreal all'Arsenal. Comunque anche la società ha giocato abbastanza bene. Adesso, cioè no, adesso, gol di Politano, uno dei migliori in campo in assoluto. Con gol veramente fantastico, con assist di Bakayoko, che vedete, tutti vanno bene, lo botte, forse un pochino lo botte, cavolo, beh. Politano ha giocato abbastanza bene, uno dei migliori in campo in assoluto. Di Lorenzo, Fabian Ruiz, insomma, appena entrato, non c'è niente da dire. Demi ha fatto una buona partita, secondo lui la punizione dove, se non si mette, giustamente ha annullato per doppio tocco di Mario Rui. Beh, insomma, Maximo ha già giocato bene, Yusai. Sono già tutti quanti bene. Sono molto felice di questa vittoria. Insomma, Napoli mi pare che non aveva ancora mai vinto in Spagna. Tra Real Madrid, Barcellona, Athletic Bilbao. Che è stata una partita di merda. Pochi altro. Insomma, sono già tutti bene. Nessuno ha giocato male. Sono veramente molto felice. Ospina ha fatto veramente parate pazzesche. Soprattutto su Bor. Mi ricordo il giocatore giovane, non è David Silva l'altro che ha giocato pure una buona partita, Ospina, che parate che ha fatto, raga. Non è una partita facile, raga, assolutamente no. Poi quando riguardo lo sanno, beh, Osimhen squalificato, giocheranno Petagna e Osimhen nel prossimo turno. Sì, Petagna e Mertens nel prossimo turno. Abbiamo il Sassuolo in campionato domenica, visto che lunedì no, molti hanno detto giocherà il Napoli lunedì, no, giocherà il Benevento col Verona lunedì, e domenica vedremo con il Sassuolo che cosa faremo. Osimhen di sicuro ci sarà, squalifica di Europa League non c'entra nulla con la squalifica del campionato. E niente. Beh, il video può finire qui, visto che ho detto tutto, il mio parere, cosa ne penso di questa grandissima vittoria del Napoli, abbastanza sofferta, anche con. Ha avuto anche minor possesso di palla a differenza della Real Sociedad. Purtroppo è andata così. Speriamo che nel prossimo turno miglioreremo ancora di più. Contro il Rijeka che non vorrei dire nulla. Non voglio gufarmi. Vabbè, il video può finire qui. Se siete nuovi, iscrivetevi al canale. Se siete tifosi del Napoli, iscrivetevi al canale. Faccio altri video del Napoli, ovviamente. E niente. Questo è tutto quello che ho da dire su questa partita. Poi, se volete dire la vostra, scrivetelo tranquillamente nei commenti. Beh, ragazzi, devo andare. Buonanotte a tutti. E sempre Forza Napoli. E auguri Maradona.